mandato, che durante la metà di questo mandato avrei dovuto affrontare una vera e propria pandemia mondiale, ma al di là di quello che ha lasciato in tutti noi dolore, sofferenza, paura, io personalmente ho anche perso un papà per colpa del Covid, io credo che, quindi, a parte questi aspetti che purtroppo hanno toccato la vita di tutti noi, questo territorio ha saputo reagire in maniera veramente, veramente incredibile ai tantissimi bisogni che sono partiti da ogni singola casa quel maledetto 23 febbraio del 2020.